dal 2005, cioè questa notte dei ricercatori, abbiamo aderito fin da subito. Oggi siamo in Sharper, siamo felicissimi di essere parte di questa rete, una rete che sicuramente ci fa essere più forti, migliori, perché in questa rete ci sono tante università con cui ci piace collaborare. Ieri siamo stati a Trieste, dove appunto i temi come quelli della comunicazione e della divulgazione scientifica sono da anni proprio al top, e con queste università noi stiamo cercando di percorrere un sentiero importante. Quest'anno la notte dei ricercatori ha qualcosa di più. Iniziamo la mattina con le storie di Carletta e Sandy, con i bambini delle scuole elementari, per continuare con tante attività laboratoriali, cercando di vivere quegli ambienti che oramai ci hanno caratterizzato. Sapete che andremo probabilmente nel giardino di botanica, dove abbiamo già fatto tante iniziative di successo, e poi ci troveremo qua la sera con uno spettacolo. È la continuazione di un lavoro che stiamo svolgendo da tanti anni, no? Pensate al contest X Factor, Scienziato a chi, al webzine Scienza e Lode. È tutto messo in maniera tale che questo progetto integrato porti a far sì che la scienza venga compresa, amata da tutta la società, e che questa maniera di comunicare la scienza diventi poi patrimonio di ognuno di noi. Mi piacerebbe dare un contributo a qualcosa che in questo momento forse si sta trascurando un po' troppo anche a causa del Covid. E quindi c'è una lotta al cancro che deve essere vinta, e dove si possono dare degli importanti contributi. Questa è una prima cosa. Mi piacerebbe che Unicam scoprisse, ma questo lo sta in parte già facendo, come si può vivere in territori fragili in condizioni di assoluta sicurezza. I nostri ingegneri strutturisti stanno facendo questo con grande competenza. Mi piacerebbe che Unicam scoprisse la maniera per utilizzare il più possibile le risorse energetiche che sole domani saranno in grado di darci un futuro, quindi quelle risorse che non impatteranno sull'ambiente. Non voglio dire adesso se idrogeno o solare, ma sicuramente su queste direzioni dovremo andare, perché i risultati che abbiamo in questo momento per il 2021 ci dicono che l'umanità sta vivendo un periodo difficile e che la crisi ambientale si sta avvicinando a passi da gigante. Un evento in collaborazione tra Unicam e Comune, anche un bel orgoglio per la città. Sì, sicuramente la città è orgogliosa di ospitare questo evento che dall'anno scorso Unicam ha provato a parteciparvi, e quest'anno finalmente siamo entrati nel circuito di Sharper della Notte dei Ricercatori. Il Comune di Camerino è felicissimo di ospitare questa manifestazione, soprattutto in collaborazione con Unicam, che permetterà, grazie ai suoi spazi, ai suoi ricercatori e ricercatrici, di creare eventi in tutti i dipartimenti dell'università. Questi eventi si terranno durante tutta la giornata di venerdì 24 fino a notte fonda, e vedranno concerti, rappresentazioni teatrali, quiz e altri eventi, quali conferenze su vari temi riguardanti sempre la ricerca e la scienza. Quindi sicuramente, come dico sempre, senza ricerca non c'è futuro, e quindi Camerino è ancora di più orgogliosa di avere questa università e avere questa opportunità con Sharper. Grazie a tutti. Allora, Matelica, l'appuntamento è per scoprire a che punto siamo con la ricerca Covid, che cosa ci aspettiamo, che cosa farete? Allora, comincerò io parlando di varianti virali, che sono un argomento molto attuale per quanto riguarda il SARS-CoV-2, che è il virus responsabile del Covid-19. E poi cercheremo di capire come si formano queste varianti e il rischio che possono
avere per la sanità pubblica. È vero che sono sempre rischiose, non è sempre così, lo vedremo insieme, cercheremo di capirlo. E poi lascerò la parola a Giacomo che ci dirà un sacco di cose interessanti. Sì, l'anno scorso abbiamo incentrato il nostro discorso essenzialmente sull'inizio di questa pandemia e io ho visto che un altro problema che sta incrociando proprio le nostre vite è il cambiamento dell'ambiente, il climate warming, quindi il riscaldamento globale. Cercherò di far ragionare chi è presente su come il cambiamento dell'ambiente, soprattutto le modifiche climatiche, possono favorire le pandemie. Quindi faremo un excursus andando a vedere nei vari punti del mondo che cosa l'uomo ha creato e come ha spianato la strada all'arrivo in futuro di tante altre pandemie. Quindi sarà una riflessione un po' anche amara, però necessaria, su come sia fondamentale partire dall'ambiente per salvaguardare appunto da futuri disastri come quello che abbiamo vissuto. Sarà un'attività sia in presenza che online. In presenza presso l'Aula Magna della Facoltà di Medicina Veterinaria di Matelica in via Fidanza e online nella pagina web che è segnalata sul sito internet di Sharper Unicam. E ovviamente chi sarà in presenza potrà un po' più interagire e giocare con noi proprio fisicamente andando a toccare delle... ora proprio toccare vedremo perché con le norme Covid non si potrà, però insomma cercheremo di simulare un po' la formazione di varianti in modo tale da far capire ai presenti un po' che cosa succede in biologia.